sfigata di panorama alla mia destra, questo bel massiccetto, questo crinale. Squillo con la mountain bike, sfigata, ci vai tutto sopra, mi sa. Però io pensavo di scendere lungo lì, ma a quanto pare no, perché prosegue ancora in su. Quindi salutiamo per adesso il crinale, ciao ciao. Allora, la salita è durata circa 4 km e boh, è qualcosa, e ora mancano 4,7 km per arrivare a quel, non mi ricordo più, piano di rovischio, boh, una del genere. Qua panoramone, a parte il pulmino blu, panoramone con la nebbia a sinistra e destra, affanculo, come al solito ci si copre visuale. Però bel posto qua, un po' di strada appena rimesso a posto, una parola grossa, coperto un po' di buco, diciamo che è messo a posto. Adesso però avrei bisogno che a pian di rovischio o di castore ci sia la mia fontanella ad aspettarmi, speriamo bene. Qua si riapre un po' di panoramino. Madonna, peccato che ci sia un umido così, la sinistra si vede un cazzo, qua a destra è un po' meglio, strada veramente dissestata, nuvola di miscelini, tutti in bocca, gran po' proteine. Vabbè che anche oggi non ho fatto colazione, sono passato più di 2 ore, forse sarà meglio che mangi anche qualcosa. Adesso arriviamo al paesino, poi ci facciamo eventualmente un... Ma che cazzo! Aiuto! Aiuto! Guardate che bellezza! Che bellezza! Comunque il paesino è pieve di rivoschio. Ancora ci devo arrivare, però c'era il cartello, quindi mi correggo, storpio sempre tutti i nomi dei paesi, poveracci. Come si chiameranno gli abitanti di Pieve di Rivoschio? Ah, e qua vi voglio! I rivoschini, i Pieve Rivoschini. Boh, addirittura abeti qua, abeti. Dove siamo finiti? 1,5 km, dai dai che ho sete, zio Pinolo. Che inculata ragazzi, la salita finisce 1 km prima di Pieve di Rivoschio e poi si gira di nuovo verso il nulla, quindi mi attacca il cazzo per la fontanella, detto scritto. E mo mangio almeno una barretta però mentre scendo, via, mangio mangio. Alleluia, scendendo verso Linaro, eccoti qua che appare la Madonna sotto forma di fontanella e quindi mi abbeverò. Babbo mio ragazzi, che puzza, qui da mucca morta, babbo mio, oh si respira, aiuto, muoio, oh. Ai 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 ragazzi. Inizia il salitone da oltre 6 km, facciamo 6 km e mezzo, con altri 400 passometri. E inizia da questo paesino che si chiama Linaro. Fortuna che la strada gira a sinistra, perché se fosse andato dritto è interrotta per frana. Invece spero che con questo, boh, non sono convinto, forse questa è quella interrotta, Tana Maiala, spero di no. Non butta bene, oh, che trullo, stiamo a vedere,
incrociate i diti per me. Ragazzi, guardate, guardate qualche roba. Cos'è venuto giù? Fare il guardrail. Sta una maiala qui davanti a me. Che cazzo. Porca puttana. Orribile. Via! Questa salita intrapresa è anche qui, questo è un valzer di tornanti. Adesso sono le 9 del mattino e giustamente il sole c'è e speriamo scaldi il tardi possibile. Tanto passo da una frana all'altra. Quello che so di certo è che qui c'è stata un'altra frana e che il giro termina con il Barbotto. Il Barbotto è l'ultima vera salita, quindi finché non vedo quello, calma e gesso. Mamma mia, ma qui non c'è un pezzo che non sia frenato. Proprio l'orografia qui, se devi rifare tutte le rilevazioni. Vabbè. Abbiamo dimostrato che il nostro linguaggio è forbito e quindi ci vediamo fra qualche tornante. Madonna Giovanotti, non finiva più. Eccomi a Ciola. Pensa a te, incredibile, settimana scorsa l'ho fatta al contrario, da sotto che è più impestata però come pendenza, ah, che fortuna, pensa a te, sono di nuovo qua, lì, qui dove vado? Destra, più ben che mai, quindi mi sa che adesso scendo a Mercato Saraceno, e c'è il Barbo, ma di già, mi sembra strano che ci sia già il Barbotto. No, secondo me c'è un'altra. Qua il Garmin dice che io ho ancora 3 salite, una fra 1,5 km, una fra 8,40 km, l'altra fra 20 km. Quindi il Barbotto sarà la seconda, suppongo, che è lungo 8,3 km di robo. Come? Ma l'hanno allungato! E che cos'è? E vai! Il sole si è nascosto, benissimo! Ragazzi, è ufficialmente partita la salita del Barbotto, anche se in realtà non lo è. Per il Garmin è già partita. Comunque si fa sto ponticello di Mercato Saraceno ed è questa roccia suggestiva, il fiume qui sotto, il canto dei grilli, cicale e del Parisi, ed eccoci qua, è partito. Come vedete parte bello morbido, 70%, già finito tutti i rapporti, benissimo, a posto così, la vedo dura per il record, ma vediamo. Barbotto, vi dico già, adesso vedi, non ho fatto porca miseria per il fornimento di acqua. Comunque se riuscite a tenere botta fino in cima, appena finita la salita su
sulla destra c'è il bar Botto, eh? Fantasia, però dai, il ragazzo che gestisce è molto carino, molto gentile, molto disponibile, ovviamente penso sia vivo grazie ai ciclisti, per cui sarà meglio che li tratti bene, effettivamente. Anche qui fermata un po' di roba, proseguiamo. Tiracchia, anche un cartello là alla sinistra. Allora, pendenza massima 18%, pendenza media 7. Oh, 7 già, mi spavento un po' meno, è che è lunga. Qua è da 4,2 km ad arrivare al bar. Va bene, vi aggiorno fra poco. Non mi fate ingannare dall'inizio, perché non tira molto, la parte più brutta è proprio verso la fine. In ogni modo, ragazzi, ho scoperto che dopo, guardate che qui tira, cazzo, dopo poco siete partiti, sulla destra c'è un cimitero e lì c'è una fontanella, dovreste essere in crisi, perlomeno c'è una salvezza di acqua. Guarda, sta bocca, non c'è il sole. Ecco, è iniziato il momento drastico di aumento di pendenza e serie di tornanti. Merda, non lo so come sto andando, mi sembra di andare piano piano, non ne ho più, mi sa, non so se riesco a fare un'accelerata agli ultimi metri. Mo cazzus, dai storino, puttanona, altro tornante, dai. Mi risparmio questo bagno di sudore. Ultimi metri, raga, ultimi metri. Qui alla destra vedete già il bar, eccolo comparire, bar Botto, eccolo qui. Io proseguo verso Sogliano. Oh! Benissimo! Fatto rifornimento acqua a Rontagnano. Avete una fontanella a destra, ma la vedete all'ultima. Per cui a un certo punto andate ancora avanti, c'è il cimitero. Al cimitero c'è un'altra fontanella, che però minchia si calda l'acqua qui, era più fresca quella che avevano la borraccia. Fammi te, va bene, prossima tappa Sogliano. Madonna, si è alzato un vento porco, sbarello in discesa, mi sputa dall'altra parte della strada. Che cazzo, adesso qui sono un po' riparato, ma vaffanculo. Speriamo di averla a favore almeno in pianura. Almeno sarebbe una cosa bella per una volta. E qua abbandono ufficialmente la traccia della Nove Colli, tagliato per Savignano. Altrimenti non torno a casa. Quindi faccio l'ultimissima salitina, a parte un cavalcavia. Sono cotto, l'ultimo chilometro del Barbotto l'ho patito e tutti i cazzo di salitini fino adesso li ho patiti. Molto bene, non vedo l'essere a casa, vaffanculo, apro lo champagne. Yeah! Mumbriaco, era questo. Io poi. Olè, arrivati ragazzi,
non so se si vede qualcosa, 131 km, 2083, sono le 11.31 e quindi ci ho messo 5 ore 38 contro 5 ore 59. Dai, cazzo, se non c'era il vento contro riuscivo a fare una mezz'oretta di in meno. Va bene, soddisfatto comunque. Bene ragazzi, andatela a fare anche voi e poi mi dite. 9 colli corto ragazzi, poi se ce la fate fare lungo, bravi, bravissimi, ciao.